Perché appunto il filo mi sembra in questo libro la metafora del filo è una doppia valenza, nel senso che sta in qualche modo ad indicare l'esigenza di trovare un filo conduttore nella propria vita e quindi di accedere diciamo all'esperienza della propria vita nel suo complesso, che va dal di là appunto dell'immediatezza del presente da una parte, e poi invece richiama il problema della relazione con l'altro, che è un altro tema fondamentale di questo libro. Cioè tu, Gianfranco, spesso ripeti che ognuno di noi è come una trama di un tessuto, no? Una trama di un tessuto globale. E quindi il tema che mi sembra forse percorra, uno dei temi quantomeno mi sembra percorra in maniera evidente questo testo, è quello della condivisione, no? Cioè, non a caso si tratta di un dialogo, no? Un dialogo in cui tu cerchi di condividere qualcosa molto personale, che è il recupero di un rapporto adulto maturo con tuo figlio, no? E quindi diciamo che emerge di qui la questione del senso in maniera molto forte, appunto nel rapporto fra padre e figlio, no? C'è qualcosa che si tenta di consegnare, un passaggio di testimoni insomma dal padre al figlio, di consegnare un'esperienza di senso. C'è l'emergere della libertà dell'altro, del figlio, che in qualche modo sempre un po' si scosta da quelle che sono le nostre aspettative. E quindi c'è la questione della condivisione, che è un tema importante che tu tratti in questo dialogo, ma rappresenta anche la cornice e poi l'occasione che ti dà modo di riflettere sulle varie tematiche che confronti qui, no? Ecco, un'altra esperienza di condivisione importante è quella dell'insegnamento. Vorrei magari che due parole magari su questo, no? Sì, allora, il relazione